Ehi Siri, vuoi parlare con un avvocato? Sono felice con poco. Tu hai una coscienza? Okay. Un secondo. Ehi Siri, ma tu hai dei sentimenti? Sento che tutto è possibile, eccetto forse la divisione per zero. Ciao, io sono El Ghazi e questo è il canale di El Ghazi. Recentemente il ricercatore ingegnere di Google, un ricercatore ingegnere di Google, è stato congedato, è stato messo in congedo, è stato licenziato. Ha suggerito che il modello linguistico di intelligenza artificiale di Google potesse avere una coscienza. Esatto, lui suggerisce che questo modello linguistico possa avere una coscienza, essere cosciente come noi esseri umani, senziente, che ha dei sentimenti. E lui dice testuali parole: se non sapessi esattamente che cos'è, penserei di star parlando con un bambino di 7-8 anni. Che si intende di fisica e chimica. Questo tizio è arrivato addirittura a chiedere che la LAMDA, che è l'intelligenza di Google, dovesse essere rappresentata da un avvocato addirittura. Allora, vediamo insieme che cosa sta suggerendo questo tizio un po' fuori di testa. Sta suggerendo effettivamente che questa intelligenza sia senziente. Beh, vediamo. Ma che cos'è questa intelligenza? Vediamo insieme la definizione. La LAMDA è l'acronimo di Language Model for Dialogue Applications, quindi è un modello linguistico per applicazioni di dialogo, tradotta in questo modo qui. È una famiglia di modelli linguistici per la conversazione sviluppati da Google. In poche parole, un modello linguistico che parla e conversa con le persone. Effettivamente così. E lui ha dichiarato che questo modello fosse senziente. Ad un certo punto, secondo la dichiarazione del Washington Post, che questo tizio, questo ingegnere, ha effettivamente chiesto che l'intelligenza fosse rappresentata da un avvocato. Ha aggiunto poi che la sua convinzione fosse basata su una fede cristiana e che effettivamente l'intelligenza avesse addirittura un'anima. Okay. Il dibattito non è recente, si parte dagli anni 60 in cui si sviluppavano le prime intelligenze artificiali per la conversazione. Ma qual è la differenza? È che con l'avvento del deep learning e la quantità immensa di dati che vengono caricati su queste intelligenze, i modelli linguistici sono diventati molto più convincenti e molto più intelligenti e quindi generano testi che poi effettivamente sembrano e somigliano all'essere umano. Quindi con una quantità di dati sempre più grande, queste intelligenze diventano sempre più convincenti ed effettivamente sembrano scritti e sembra di parlare con una persona. I recenti progressi portano all'idea, a questo concetto, che queste tecnologie possono sempre di più avere capacità simili a quelle umane. E l'idea è che probabilmente in futuro potremo avere anche una sorta di trasferimento di coscienza. Assurdo. Ma quali sono i rischi reali dell'intelligenza artificiale? Secondo un altro ex dipendente di Google, ci sono tanti ex dipendenti ingegneri sull'intelligenza artificiale, che il punto che l'intelligenza artificiale diventi senziente non coglie il punto della questione, cioè non è il punto principale e quindi impedisce alle persone di pensare ai problemi reali che potremmo avere con queste intelligenze, che sono effettivamente già presenti nei nostri tempi, come ad esempio il colonialismo dell'intelligenza artificiale, che sarebbe ad un certo punto questa intelligenza diventa così intelligente che può dare comandi o comunque persuadere noi esseri umani in maniera emotiva, in qualsiasi altro modo, e ci possa dominare in un certo senso. Ad esempio l'aiuto dell'intelligenza artificiale per risolvere dei crimini e quindi condannare delle persone innocenti. Questo potrebbe essere un problema. Magari in un aiuto
in un modello economico in cui si paga poco, e quindi aiutano le aziende tecnologiche che hanno queste intelligenze a sviluppare questi modelli in cui si paga poco, in cui le persone lavorano di più e si possono arricchire. Quindi distoglie l'attenzione di problemi reali, come ad esempio è successo, mi sembra, il caso di Windows, che l'intelligenza, siccome impara da noi umani, può effettivamente parlare in maniera offensiva, avere dei pregiudizi che sono trasferiti attraverso noi umani. E un'altra ricerca dimostra che questi sistemi ripetano frasi a cui sono stati esposti, e quindi quasi come un pappagallo, cioè questi sistemi ripetono quello a cui sono stati esposti effettivamente da noi umani. Gli abbiamo detto noi di fare delle cose e dire delle cose. Quindi che cosa è successo? Questa enorme quantità di dati ha permesso all'intelligenza di capire che gli esseri umani hanno una coscienza, o semplicemente ripetono il fatto che è simile all'essere umano il fatto che abbiamo una coscienza, e quindi replicando questo probabilmente è stato questo a far scatenare in questo ex dipendente Google il fatto che di pensare che il sistema avesse un'intelligenza o una coscienza. Tra l'altro mi ricorda noi bambini da piccoli, cioè noi impariamo attraverso, ripetendo quello che vediamo dalle persone. Vabbè, lasciamo stare. Si pensa che questa manifestazione di empatia possa avere un potere incredibile sulle persone, quindi anche di manipolare. Ci fidiamo troppo dei suggerimenti dell'intelligenza artificiale, dei sistemi, e siamo manipolabili. Quello che sta accadendo a Google è una questione un po' più ampia, perché affermare che queste intelligenze hanno una coscienza è come dire che una bambola programmata per piangere possa effettivamente provare tristezza, ma non è esattamente così, perché è stata progettata per farlo. Questa è la vera discussione. Tanto più attribuiamo tratti umani a queste intelligenze, tanto più troveremo delle coscienze all'interno di queste intelligenze. Allora quello che mi chiedo è: siamo noi a essere troppo sentimentali a vedere cose dove non ci sono, oppure le macchine hanno davvero una coscienza? Un'altra discussione interessante è: le macchine possono essere creative come noi? Se simulano una coscienza, possono anche simulare un fattore creativo? Non lo so, fammi sapere cosa ne pensi, perché è un argomento molto interessante. Tra l'altro ci sono adesso anche su Discord alcune intelligenze artificiali che gli dici due parole, di mettere insieme un'opera d'arte con due o tre parole, e questa ti tira fuori un pezzo di arte, un pezzo di illustrazione. Questa cosa è folle, io non so dove andiamo a parare, ma bisogna discutere e parlarne di questa cosa. Molto interessante. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivi nei commenti e partecipa con noi alla nostra community. Io ti ringrazio per esserti iscritto al canale, per aver messo like, perché so che l'hai fatto. Noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast, ogni giovedì alle 19, con un ospite molto creativo. Ogni giovedì c'è un ospite creativo che verrà qui. Siamo sempre in live su questo canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video, che poi ogni settimana viene pubblicato. Ehi Siri, posso chiudere qua il video? Ok, questo è ciò che ho trovato sul web per come posso chiudere quel video. Dai un'occhiata. Veramente stupida.